Inizio col botto per il tour di Casa Sanremo Estate. La musica di Francesco Baccini ha animato la piazza di Mel nella prima serata del piccolo festival itinerante della canzone italiana. Un'occasione per promuovere il territorio attraverso grandi nomi del panorama artistico e musicale nazionale, ha spiegato il presidente della provincia Roberto Padrin, in un periodo dell'anno in cui le nostre montagne sono molto frequentate dai turisti e l'intrattenimento porta anche una firma locale, quella del cantautore bellunese Alvise Bortolini, che apre le serate portando al grande pubblico i brani del suo repertorio. Ho avuto questa occasione di partecipare a queste tre serate di Casa Sanremo Estate e sono molto contento per questo, perché per me è un'opportunità per raccontare e presentare una piccola parte del mio nuovo album Canzoni Sole. Per le prime due serate ho con me Vania Rione, il mio bassista di sempre, e invece a Cortina probabilmente sarà un piano e voce da solo. Spazio anche alle coreografie del collettivo Danze Urbane di Belluno. Dopo la tappa di Mel del 9 agosto e quella di Alleghe l'11 agosto con i Mattia Bazar, la grande chiusura si celebrerà a Cortina con tre appuntamenti distinti: il 12 agosto, preserata con Amadeus, Show Cooking e giovani artisti emergenti; il 13 è prevista una serie di interviste a personaggi di spicco prima del concerto di Gianluca Grignani; il 14 invece intrattenimento con DJ set. Per Bortolini condividere il palco con i grandi nomi della musica nazionale rappresenta certamente un grande onore. È sempre una bella palestra quella di misurarsi anche in cose così particolari, originali, perché di fatto non si tratta di un vero e proprio concerto, ma di una piccola apparizione, però con tanta gente che non ti conosce, e quindi è sempre un'occasione bella per proporre la propria musica.